Cari amici, il Vangelo di oggi, il Vangelo di Matteo, parla della consegna delle chiavi e del potere di Cristo a Pietro, a Simon Pietro, dopo che Pietro esprime la sua confessione di fede: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Un grande esegeta protestante, Alexander Glilka, ha detto che questo è il brano del Vangelo più discusso e più commentato nella storia, perché ci sono tanti che hanno cercato di studiare questo brano. Per che cosa? Per cercare di distinguere, di dividere praticamente il potere di Cristo dal potere che viene dato a Pietro. E quindi si dice che no, ma Gesù, questa pietra non è San Pietro, ma è la confessione di fede di San Pietro, e che questa cosa che è stata consegnata è il potere delle chiavi, è un potere delle chiavi che è stato consegnato a Pietro, però è stato consegnato a tutta la Chiesa, eccetera, eccetera. Insomma, si cerca di dividere un fatto che invece è importantissimo e che anche questo esegeta protestante riconosce, cioè che Gesù consegna a una persona il potere della roccia e il potere delle chiavi. Roccia. Roccia vuol dire la verità, vuol dire la stabilità, vuol dire la capacità di edificare sul solido. La roccia è Cristo, la roccia è Dio per la Bibbia. San Paolo dice che la roccia è Cristo che accompagna il popolo eletto. Qualcosa di questa roccia passa anche a una persona come Pietro. Pietro, che di per sé lui come essere umano era un tipo focoso, vivace, però capace di tradire, e però ha qualcosa della roccia. Cristo gli garantisce di camminare con lui come roccia e quindi di renderlo come roccia. Il potere delle chiavi è il potere di legare e di sciogliere, il potere di mettere insieme il cielo e la terra, di comunicare insieme il cielo e la terra. Il potere di legare, che vuol dire la capacità di dare indicazioni per il cammino della vita, le leggi, precetti, eccetera, eccetera. E il potere di sciogliere, di valutare l'appartenenza o meno alla comunità cristiana, l'appartenenza o meno, diciamo, al gruppo del popolo eletto. Questo quindi è il potere di Gesù che viene consegnato a una persona che è Simon Pietro. Tutto questo è importantissimo proprio perché il mondo, guardando Gesù Cristo, così come appare nel Vangelo di oggi, pensa che possa essere Giovanni Battista, altri Elia, altri uno dei profeti, altri Geremia. Chi sono queste persone qui? Sono tutti dei profeti, naturalmente. Giovanni Battista è il profeta moralizzatore che preparava la via al Signore. E tanti appunto pensano che Gesù sia soltanto un moralizzatore, uno che è venuto a predicare una morale. Elia è uno che prepara il Messia, il preparatore del Messia, e quindi è un combattente per preparare il Messia. E anche noi abbiamo della gente che confonde Gesù come un combattente, un soldato che uccide per preparare i tempi futuri. Geremia è considerato il profeta più poetico, forse anche il profeta più malinconico. Forse un profeta di sventura, ecco, tante volte appunto Gesù Cristo e la Chiesa vengono visti quelli, come quelli che dicono sempre tutto il male possibile, che tutto è negativo, eccetera, eccetera. E tutte queste riduzioni possono essere tolte grazie al fatto che Gesù ha consegnato a Pietro il potere della roccia e il potere delle chiavi. Alla fine dell'Ottocento c'è stato il Concilio Vaticano I, in cui si è stabilita l'infallibilità del Papa. Bismarck aveva detto: ecco, la Chiesa Cattolica ha costruito un dittatore. In realtà la funzione del Papa, che è un continuatore di questo ministero di San Pietro, non è per nulla quella di un dittatore, perché il potere della roccia vuol dire che uno deve seguire Cristo, che uno quindi si fa servo, che uno si mette a disposizione di Cristo. E questo, appunto, non è proprio lo stile di un dittatore. E il potere delle chiavi anche. Una volta le chiavi erano enormi, grandissime, le chiavi di una città o le chiavi del palazzo del re. E portarsi le chiavi bisognava portarselo sulle spalle, come una croce. E per questo che appunto il ministero petrino non è una cosa
dittatoriale, ma invece è una cosa che vive dell'essere servo e vive del portare la croce di Cristo. Se guardiamo al valore che ha questo ministero petrino, comprendiamo anche quanto poco il mondo comprenda il potere, i poteri dittatoriali appunto che cercano di dominare il mondo, i poteri politici che cercano di manipolare la verità, i poteri politici che cercano di creare delle leggi per soffocare o per eliminare i propri avversari. Grazie a Dio che c'è il Papa nella Chiesa e c'è questa continuità apostolica del ministero petrino. Un Papa potrà piacere o non piacere, potrà essere esaltante, potrà essere meno esaltante, ma è il segno che la roccia di Cristo e il potere delle chiavi, il potere di comunicare con la verità divina è sempre